Dire ancora la pappina pappetta dell'imprevù, riconvolgimento beur, sono fregato. L'arte anche a me pare di poco conto, ma è il nostro da fare, e il nostro da fare al momento è saltare, se no sulla coda ci metto di sale. Prosecuzione di un progetto nato nel 2010 e denominato Letteratura Necessaria. Nella fattispecie era un progetto di aggregazione letteraria e si basava essenzialmente sulla creazione di una sorta di rete, un circuito esteso a tutto l'arco del territorio nazionale. Con questo progetto sono stati realizzati nel corso di 3 anni più di 70 eventi che, oltre Bologna, che è comunque la sede naturale del progetto e del festival, hanno toccato, dicevo, le principali città italiane. Bologna in Lettere nasce così, conserva la voglia di aggregazione, di scambio, di confronto, di approfondimento e, perché no, anche di vetrina che aveva caratterizzato quelle che nel progetto di letteratura necessaria venivano denominate azioni. Per queste ragioni, ma anche per tante altre, la prima edizione di Bologna in Lettere
che si è consumata nell'arco di una sola giornata, ha scelto di caratterizzarsi attraverso un format, per così dire, atipico, inusuale, oserei dire anomalo, no? Quello della maratona, una maratona non stop di eventi, perché poi c'era e c'è ancora oggi, ben inteso, la volontà di creare una sorta di percorso, di mettere, come dire, in movimento sia il pubblico che gli autori, di creare insomma qualcosa nella città e per la città. Ecco che così nasce un festival. Un festival il cui scopo è quello di raggiungere una propria radicalizzazione nel territorio, no? che pesi sempre di più a livello nazionale, che soprattutto venga considerato come un piccolo patrimonio culturale della città, no? In quanto punto di riferimento per